raddoppiato il successo della seconda edizione del Family Day sabato 1 luglio. Incastonato nell'incantevole cornice della Valle dell'Orso, un gioiello paesaggistico tra la superba mole del Vesuvio ed il Colle Sant'Alfonso poco distante, l'evento organizzato e promosso dal gruppo imprenditoriale RDR ha visto la massiva partecipazione di quasi un migliaio di persone. È un'iniziativa che abbiamo sperimentato l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo replicata in un posto più adatto, più grande, con il raddoppio delle presenze. Credo che sia la dimostrazione di un'iniziativa di successo per raggruppare tutte le famiglie del nostro gruppo affinché si conoscano, affinché i figli si conoscano l'uno con l'altro e creare un clima favorevole all'interno del gruppo. Una seconda edizione che si può dire proietta ad una data fissa, ad un appuntamento fisso anche per i prossimi anni? Assolutamente sì, il primo evento dell'anno scorso ha avuto un buon ingaggio, è stato un po' più complicato perché era la prima volta, però già verso con l'andare del tempo le persone cominciavano a chiedersi allora quando rifaremo un nuovo secondo evento, quindi non potevamo assolutamente mancare e certamente diventa una prassi, una procedura che tutti apprezzano e insomma la partecipazione di oggi ne è la conferma. Il Family Day è stato lanciato per la prima volta lo scorso anno ed è nato dalla volontà del fondatore Franco Di Rocco di creare un momento di attenzione alle relazioni interpersonali, quale valore aggiunto d'impresa, insieme a tutte le famiglie degli oltre 300 dipendenti che compongono il grande puzzle aziendale. RDR è nato oltre 50 anni fa, no? Questi incontri li facevamo sempre, no? Anche una tavola, intorno a una tavola, perché eravamo una decina, diciamo così. E non abbiamo mai smesso. Adesso sono alcune centinaia e continuiamo con la nostra storia di incontrare tutti. Qual è il segreto per avere un rapporto di successo con i propri dipendenti? I nostri collaboratori, ma tutti quelli che stanno impegnati nella vita lavorativa, la maggior parte del tempo lo passano al lavoro. Visto che lo passano al lavoro, devono stare bene. Noi contiamo come posso dire, alla felicità delle persone. La RDR è una realtà imprenditoriale che esiste da decenni sul territorio di Torre del Greco. Come ha costruito negli anni il rapporto con i propri dipendenti? In realtà noi siamo nel solco di mio padre, che in realtà ha sempre avuto questa attenzione, questa premura per tutti i collaboratori. Ha iniziato lui questo percorso con una, due, tre persone, ma sempre preservando quello spirito familiare, preservandolo anche quando non eravamo più 3, 4, 5 persone, ma le 300, più di 300 persone che siamo oggi. La manifestazione si è articolata in una miriade di attività e di momenti che hanno soddisfatto il gusto e le aspettative dai più grandi ai più piccoli. È bellissimo stare qui e stare con i colleghi con cui quotidianamente si lavora e si sta insieme e godere invece di questo spazio aperto e stare insieme nel divertimento e passare insieme una bella serata. Non è scontato, ma è una cosa grandiosa per noi. È una manifestazione bella proprio perché raccoglie tutte le famiglie, insomma, si vede da vicino proprio, insomma, il rapporto umano. È stata presente anche all'organizzazione dell'anno scorso? Sì, sono stata presente anche quella dell'anno scorso ed è stata una bellissima esperienza. Si è ripetuta in un orario diverso, però sempre con, anzi ho visto che c'è anche addirittura un'adesione rispetto all'anno scorso maggiore e questo non può fare altro che piacere. Ci sentiamo una famiglia, nonostante negli ultimi anni la crescita sia proprio esponenziale dal punto di vista numerico. E continuiamo a sentirci parte di una grande famiglia e quindi è bello stare insieme, diciamo, vivere questi momenti insieme. Ti stai divertendo a questa festa? Sì, molto, certo. Che giochi state facendo? Sì, mi sto divertendo sui gonfiabili. E si dovrebbe fare più spesso questa festa? Sì, è molto divertente, si dovrebbe fare più spesso. A me è piaciuto il gioco del Parco Avventura che si trova qua dietro. A me è piaciuto il gioco sul gonfiabile che sta a destra. Dalla Valle dell'Orso è tutto, a voi la linea. Bravo!